è la manifestazione più longeva della città. Con i suoi 36 anni di storia, dopo uno stop a causa della pandemia, torna ai Tre Ponti di Fano la festa della Cresciamatta e Hockey in Porchetta. L'evento, organizzato dalla cooperativa Tre Ponti con la Proloco Fano Infortune, da venerdì a domenica farà divertire in tutta sicurezza e con alcune novità fanesi e turisti. Presidente, gli ultimi preparativi e poi domani si parte. Certo che si parte. Partiamo bene, perché prima di tutto il tempo dovrebbe assisterci in questi tre giorni. Speriamo, noi siamo fiduciosi che tanta gente venga alla nostra festa, anche se in versione non musicale quest'anno. Però avremo due belle serate con il GAF, il teatro dialettale, e domenica abbiamo Biccio e il suo collega che verranno a farci ridere. Tante telefonate vuol dire che la gente ha voglia di uscire, io sono convinto che alla fine la spunteremo anche questa volta. Già vedo le sue spalle, sedie distanziate, quindi tutte le norme anti-Covid verranno rispettate. Sicuramente sì, la capienza è ridotta a metà, meno della metà, perché io mi auguro di fare il pienone per noi significa, di solito significava 1.800, adesso a 700 è un pienone ridotto, però se fosse già un grosso risultato di ripartenza delle attività, delle feste, dei quartieri, che noi ci crediamo molto attraverso la Proloco. Naturalmente noi come Tre Ponti non potevamo essere che i primi, perché forse, ma non per vantarci, più strutturati naturalmente, e allora mi sono messo a tirare il gruppo, come suol dirsi, a guidare il mio carro, però ho tanti soci che lo spingono il carro, perché sennò da solo Gino non va da nessuna parte. E anche questa mattina i volontari erano al lavoro negli spazi esterni. Domani poi si inizieranno a sfornare le prime crescematte, pizza e rosmarino, fatte seguendo tutti i passaggi della tradizione contadina di una volta. Confermato anche il servizio d'asporto. Allora vi ricordo, vi aspettiamo da venerdì a domenica, dalle ore 18:30 gli stand saranno aperti. Ci sarà posto per chi prenota servito come ristorante, ma ci sarà posto anche chi vuol mangiare una piedina, sempre seduti, distanziati.